Volete acquistare delle maglie, felpe, cappelli in stile Vaporwave? Neomaghi.com. E col codice sconto Peppe10 avrete il 5% di sconto. Link in descrizione. Ma buon salve a tutti. Oggi siamo qui sul mio bellissimo cellulare, ovvero siamo su TikTok, come lo volete chiamare, TikTok, quel famoso social network che sta spopolando ultimamente. Ci ho già fatto 1 miliardo di video, ma lasciamo stare, devo fare sempre una intro particolare. Cosa andiamo a fare quest'oggi? Guardarci un po' iper te. Che cosa mi consiglia il signor TikTok quest'oggi? Non so come chiamarlo questo video, se chiamarlo cosa c'è nel mio TikTok, visto che andava di moda un po' di anni fa, cosa c'è nel mio telefono, cosa c'è nella mia borsa. Lo trasformo così, c'è posta, vedremo. Vi ricordo prima di tutto di seguirmi nei social, se ancora non l'avete fatto, anche su codesto social. E niente, iniziamo. Ok, abbiamo Dario Greggio. È un gesto per sentirsi il divinale. Ma che cazzo? Ogni tanto appaiono sti video strani, senza senso. Vabbò. Ma che cazzo? Pove sta andando a scuola nel 2014. Ora ho capito la canzone in sottofondo. Oh, vai! Top sto meme. Zingari! Il mistero è svelato. E state gli zingari! Oh, Matteo HS, quando a 10 anni stavi sul telefono di tua madre, Geometry Dash. Che c'è in porca Madonna! Io la prima volta che ho giocato a Geometry Dash, praticamente, al primo livello. Ah, il maestro Gischianto. Sì, il mio TikTok è un po' particolare. Ci sono tutorial, ci sono molte clip di molte cose riferite anche a YouTube, molte di queste robe. Non mi chiedete il perché, anzi è strano che non mi appaiono culi e robe varie, come succede a molti. Ma vediamo il maestro cosa fa. Con quella faccia stupenda. Imparami, maestro, a ballare come te. Stupendo. Le coreografie più belle, by Gischianto. Solo lui le può fare. Avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Napoli! Merda! Napoli, colera, sei la rovina dell'Italia in... Mi dissocio, meglio andare avanti. Deep color. Ma perché ste clip? Cioè, il mio TikTok praticamente è la seconda parte di... Stasera, signore, coglioni, fuori coglioni, ti conviene giocarti coglioni. Ma perché cazzo non l'ho scritta così? Geniale, geniale. Sarebbe bello, anche se sarebbe stato censurato. Ti conviene stare zitti e coglioni, la gente è strana tipo coglioni, troppe notti sa... Secondo me questo è il risultato, anzi, il riassunto della canzone. Guardo in alto tipo coglioni. E non suona male. Ma se sono sempre fuori, ma sono fuori di ghiaccio. Stupendo, fuori di stupendo. Siamo fuori di ghiaccio. Questa l'accetto di più rispetto all'originale. Why you bunch? Topolino napoletano è stupendo. Ah, facci tu, cazzo, come si tosse stasera, zuccolù. Ti posso conoscere, cucciola? Sei molto attraente. Come si scopri? Vieni qua! La vogliamo romano! Ma tuo padre è un ladro! No! Sta frase no! Che? Perché si è rubata la macchina qua fuori, ma pensavo che era patata! Briconcello! È bello, devo dire che è stupendo! Vi sblocco un ricordo! Vada, sbloccaci sto ricordo! Oddio, sta canzone è dubstep! È sicuro che l'abbiamo sentita almeno una volta nella vita. Guardi subito in una donna. Sentiamo, cosa guarda? La vagina depilata. Il desiderio di Al-Satan. Ma perché? Ma che cazzo? Max Felicitas e Omiatol, che cazzo stanno facendo? La faccia di Max è sempre quella più bella, con quel sorriso stupendo. Vabbè, Oh, maestro autotune, questa spacca. Spacci. O va venire su azzere. Non mi manco un
E che cazzo amano? E che spacci? Stupendo, stupendo, lo deve fare spesso una roba del genere. Anzi, queste cose accadono molto per caso. Segniamo questa minchia, ok? Grande Gennaro. Segniamo sto pazzo, ehi! Ovesce, o pesce in mano. Ho pensato che avremmo potuto essere amici. Se più vicini o in altre circostanze. Che cacchio fa con quel coltello, Surri? Surri, non mi minacciare così. Non mi minacciare. Non lo so, te la ricordi? Non lo so. Ok, Surri, ok. Ma non ho detto niente. Non dite quelle due lettere davanti a un dispositivo Android. Può parlare del fatto che c'è ancora gente che fa colazione con i cucchiai. E come lo facciamo? Col culo. Raga, sta facendo finta sta qua, dai. È possibile che siamo a sti livelli? Che cazzo? Liam ha detto. Ha detto esplicitamente ad X Factor stazione numero 30. Che cazzo di video? Che odia i cucchiai. Sono così belli cucchiaio, se fai così ti fa la faccia cicciona. Bellissimo, eh? Colazione, dico io, colazione! Ragazzi, cioè si fa con la forchetta, ma state a scherzare? Ma come con la forchetta? Vi è scappata una bestia. No, che panda, qui c'è un problema. Forchetta! I tempi d'oro del web, quando c'erano questi video. Ma che ca... Il nonnino ha capito tutto della vita. Ha capito tutto. Provateci anche voi. Il ritorno di Gischiante all'autotune. Ormai il mio TikTok è invaso da ste clip. Negativo 69 punto interrogativo 19. E non fa niente, e non fa niente. E facciamo la loro, fanno leggere, orio. Porco Dio, la loro, come pia, e la stanno la loro. Sembro io quando ho problemi di connessione devo bestemmiare. Uguale. No! Cosa cazzo c'entra? Vabbè, se siete un giornalista e volete far sentire il suono della vostra tuba, non fatelo così. Se no, addio microfono. Spero l'abbia recuperato. Suore metallare, chi l'avrebbe mai detto? Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macchina non scalare le rapide. Andiamo avanti che è meglio. Adesso vi faccio vedere qualcosa di veramente grande. Cosa si riferisce? Grande, vero? Ah. L'obelisco di Balzac. Ci sta pennello, ci sta pennello. La mamma di Zanone le calcassa a profusione. No. Mamma sta estrema. No. No. Ecco, la top caduta di Blur. Frenesi quando ha problemi. Oh, un anno! Chakra che urla a caso. Sarco di... Bene. Ha riassunto benissimo come la stalla. Non riesco a capire la differenza tra Melagoda e stalla. Torno alle 23.40 circa. No, vabbè, questo è top meme secondo me. Sì, scusate, 23.40 circa. Sì. Buon proseguimento di serata. A posto. Che ti succede, Goku? Adoro, l'avrò già detto nel video precedente, ma lo adoro questo meme. Bene, la mia cam ha deciso di smettere di funzionare. Ha deciso che è il momento di scaricare le pile. Quindi a sto punto vi dico che, ahimè, devo chiudere qua il video. Spero che in qualche modo vi sia piaciuto. Vi ricordo, lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Seguitemi ovviamente su tutti i social possibili e immaginabili. E noi ci vediamo alla prossima, sperando con la cam carica.